In concomitanza con i 50 anni dall'approvazione della legge che istituì la scuola media unica nel 1962, l'assessorato alla scuola e all'istruzione del Comune di Napoli, insieme a quelli di Bologna, Milano e Torino, ha realizzato un percorso di elaborazione culturale e di riflessione professionale sulla scuola italiana. Si è svolto dunque presso il Reale Albergo dei Poveri il convegno dal titolo «Tra utopia e realtà fu vera media», sul tema «I soggetti e le politiche di inclusione». Non bisogna fare né celebrazioni né requiem quando ci sono gli anniversari, ma utilizzarli come momento per rielaborare e per comprendere. E la scuola media unica è stata una delle più grandi riforme dell'Italia democratica, perché partiva dall'assunto che tutti dovessero avere pari opportunità indipendentemente dalle condizioni di partenza. Si è discusso sullo sviluppo e sulle peculiarità della scuola italiana e del suo rapporto con le modificazioni della società dagli anni del boom economico fino ad oggi, in una prospettiva verso il futuro e verso nuove scelte di politica scolastica nazionale e locale. Insegnanti e dirigenti della scuola napoletana hanno proposto esperienze, riflessioni e prospettive della realtà territoriale cittadina. L'intero progetto prevede diverse altre attività, tra cui la realizzazione di un portale per la raccolta di testimonianze personali e professionali da parte dei docenti e dei dirigenti, ma anche degli studenti, dei genitori e del personale scolastico. Se la sfida dell'inclusione oggi non è stata ancora vinta, vuol dire che dobbiamo comunque continuare a perseguirla e riflettere sui mezzi, gli strumenti, le modalità, i soggetti che ci pongono questa sfida, che sono certamente diversi rispetto a quelli di 50 anni fa, ma che sono altrettanto importanti perché sono i nostri cittadini del futuro.